perché la riduzione del rischio non è accettabile, perché tutti i cittadini sono uguali, i bambini di Taranto sono uguali dal quartiere Tamburi alla Bocca Cattedrale, e Taranto si salva tutta o non si salva nessuno. Se noi vogliamo esaminare la possibilità, ed è legittimo, di intervenire sugli impianti per vedere se sia possibile ancora tenerli aperti, incominciamo oggi, ma no, non incominciamo oggi, perché questo studio è stato già fatto. Io vi ho portato lo studio non dei movimenti ambientalisti o dei medici, ma dello staff del subcommissario dell'ILVA, Luca Di Nardo, che dice: è stata effettuata una ricognizione per individuare tra tutti i diversi stabilimenti siderurgici presenti nel mondo quelli attivi in un contesto raffrontabile a Taranto come caratteristiche di processo, inquadramento normativo, e che abbiano potuto coniugare aspetti produttivi con potere ambientale. Fatto questo, li hanno esaminati. L'unico paragonabile, perché è chiaro, si può paragonare lo stabilimento piccolo distante 2 chilometri, l'unico paragonabile è Duisburg. Duisburg, dove hanno fatto degli interventi importanti, dove una cokeria è stata abbattuta e trasferita di 1 chilometro, e dove, dopo questo intervento drastico, a 2 chilometri di distanza il benzopiene era 0,9, il limite è 1. Ma tutte le case del quartiere Tamburi sono entro 1 chilometro. In questo testo che le leggerà si vede, anche l'acciaieria è stata dotata di impianti di aspirazione ad alta efficienza. Ciononostante, lo slopping permane. In questo report si dice che rimangono tracce evidenti di stato di inquinamento, le abitazioni a ridosso dell'area industriale sono state abbandonate e demolite. Questo è Duisburg. Questo ci fa pensare che non sia come si dice, se l'unico stabilimento paragonabile di fatto ha questi risultati. Dunque noi non partiamo dall'anno zero, verrà l'Edanita, poserà un pacco di soldi, fra virgolette, per dire: ma io mi impegno per ambientalizzare, ci sono tante risorse. E io voglio leggere: 1971, Italsider, intervento a convegno dell'ingegnere Armando Mariani, Italsider. I sistemi applicati agli impianti fin dalla loro entrata in servizio e migliorati sono i più moderni del mondo, abbiamo speso 50 miliardi di lire. 20 anni dopo, la prima messa di tumori. 2011, ILVA, terzo rapporto ambiente e sicurezza, noi siamo i primi al mondo nella sostenibilità, abbiamo investito 4 miliardi di euro. L'anno dopo, la perizia medico-epidemiologica dimostrò che procurava morte e malattia l'impianto. Pertanto non è quanto metteranno sul tavolo che può essere una garanzia. E allora che cosa vuoi? Lei che strumenti ha in mano per capire? Beh, ce n'è uno. È la valutazione del danno sanitario, dell'impatto sanitario. Sono dei calcoli teorici, Ministro, che si fanno al tavolino. C'è una legge della Regione Puglia nella quale si vede quanto è grossa sta proprio questo impianto, la proposta, quanto immette, e c'è un rischio, non c'è un calcolo preventivo, tant'è che fu fatto anche per Taranto, quando si appurò che l'AIA, nonostante fossero stati coperti i parchi minerali, non è la soluzione, esponeva a rischio cancerogeno inaccettabile ancora 12.000 persone. E allora lei dice: beh, applichiamolo allora al piano di Mittal, se non fosse che il governo, con una legge del 3 dicembre 2012, ha detto: no, solo per l'ILVA, per gli impianti strategici di interesse nazionale, si fa in un altro modo il calcolo. E lei sicuramente sa come si fa il calcolo per l'ILVA. Non si fa prima, ma si fa dopo. Vale a dire, dobbiamo stabilire se la popolazione ha subito, sta subendo un danno alla salute correlabile all'attività. Cioè, prima rilasciamo l'AIA e poi valutiamo sulla popolazione gli effetti. Questo serve per informare i decisori sui cambiamenti della popolazione esposta. La legge dice: partiamo e poi testiamo gli impianti sulla popolazione. Se Anna Maria Moschetti dovesse morire, possiamo sempre pensare di intervenire nuovamente. Questo ovviamente è paradossale. Allora lei dice: se noi non possiamo, ok, concluderò. Noi sappiamo già, perché l'ARPA lo dice, che compatibilità ambientale, in generale si assiste in Europa a una tendenza alla chiusura e alla riallocazione degli impianti siderurgici a ciclo integrale, in particolare per quanto riguarda la parte a caldo del ciclo produttivo. Ciò dipende dalla difficoltà di rendere compatibile
l'elevato impatto ambientale di questi impianti con i ristretti standard di qualità ambientale, preridotto, ne avete parlato, dall'accordo di programma della Regione Puglia, articolo 12. Arsenal conferma il proprio impegno a utilizzare tecnologie non a carbone nel processo produttivo allora quando queste tecnologie si dimostrino economicamente sostenibili e ambientalmente vantaggiose. La stessa Regione Puglia sospende il giudizio, non solo, ma è la Regione Puglia che dice per giudicare questo fate una valutazione di impatto sanitario. Ad oggi non ci sono certezze, il documento nazionale dice, nostro di Denise che verrà depositato, l'IVA è incompatibile col diritto alla salute, a un lavoro dignitoso, all'assenza di discriminazioni. Grazie mille. Grazie.